Buonasera, buonasera a tutti. Siamo a venerdì, è il 20 di gennaio. Neve sulla Miata, mi trovo qui al Polo delle Macinaie, proprio alla partenza o all'arrivo della seggiovia alle Macinaie, e qui accanto a me uno dei due campi scuola. Allora, volevo farvi un punto della situazione sulle aperture degli impianti, anche in virtù delle ultime decisioni sono state prese dopo la giornata di ieri. C'è stata una riunione importante ad Abbadia San Salvatore tra i comuni a cui appartengono i territori della stazione invernale, quindi Abbadia San Salvatore, appunto Castel del Piano, dove mi trovo in questo momento, e Seggiano, sulle decisioni da prendere anche in virtù, tra le tante, anche quella dell'apertura della stazione. Allora, facciamo il punto. Polo Macinaie, dove mi trovo in questo momento, apertura campi scuola, quindi Jolly e alle mie spalle il secondo qui dell'Asso di Fiori. La pista prosegue anche più in alto attraverso uno script apposito, ma verrà aperta anche la seggiovia delle Macinaie. Quindi sarà possibile ad oggi, questo è certo, percorrere anche il Canal Grande che scende verso le Macinaie. Sapete che è una pista che parte dalla vetta, poi si divide in due piste, una che scende alle Macinaie e l'altra che va verso il Cantore. Da quanto è stato pubblicato dal comune di Abbadia San Salvatore, anche il canalone, quindi che scende al Cantore, dovrebbe essere aperto. Uso incondizionato. Si sta continuando a sparare, sono 2 notti che si continua a lavorare incessantemente per preparare eventualmente anche la direttissima per domenica. Vorrei ricordare che al di là dell'altezza, questa è la prima vera neve che è caduta sulla Miata e quindi anche per la battitura non è semplicissimo. Quindi gli operatori tutti all'opera, grande impegno da parte di tutti, vedremo. Da domani inizia sicuramente la stagione sia sul polo Macinaie che sul polo Senese. E poi pian pianino ci saranno gli altri aggiornamenti. Scuole di sci aperte, quindi basta venire qui in montagna per poter godere dei servizi da parte di tutti. Ricordo 2 cose importanti. Primo, l'assicurazione, responsabilità civile, danni verso terzi, quindi obbligatoria dal 1 gennaio 2022. Per poter sciare, quindi è inutile venire se non si è provvisti di questa assicurazione. Ormai è più di un anno che è obbligo questo averla. È possibile comunque farla, ci sono dei servizi anche online dove è possibile fare questo tipo di assicurazioni, che vengono anche proposti dagli operatori presso le biglietterie, tanto per capirci. Poi obbligatorio il casco, ricordo, assolutamente per i minorenni, ma soprattutto obbligatorio il buon senso. C'è tanta voglia, tante persone hanno chiamato questo servizio anche per questo motivo, quindi venite sulla Miata assolutamente. Polo Senese, Poli Grossetani non fa assolutamente differenza, l'importante è passare una giornata in tranquillità. È previsto basse temperature, come in questo momento siamo intorno a meno 5, e forse anche più. Non c'è il sole in questo momento, c'è questa nebbia fredda, ma comunque sia siamo in inverno, quindi dobbiamo semplicemente accettare che siamo in questa stagione. Nel frattempo si sta producendo neve artificiale che va a sommarsi ai centimetri di neve fresca, che almeno intorno a 1400-1450 metri è intorno ai 30-35 centimetri, in vetta 10, forse anche 15 centimetri in più. Quindi non basta altro che prendere l'autovettura o quel che volete e venire sulla Miata. Marco Conti, Amiata News.